Non si sono ancora fermati, hanno lavorato tutta la notte per portare in salvo le persone rimaste intrappolate nelle abitazioni sommerse da acqua e fango. Sono le squadre di soccorso piacentine che già dalle prime ore dell'alluvione che ha colpito la Romagna sono partite alla volta dei paesi duramente colpiti dalle conseguenze del maltempo. Sono ancora in corso infatti le operazioni per mettere al sicuro chi si trova bloccato nei comuni dove i fiumi hanno esondato, portando via tutto. Com'è la situazione lì? Situazione drammatica. Le strade sono spesso impercorribili, tante persone hanno bisogno di aiuto e tanti anche volontari che stanno dando un po' il massimo per cercare di limitare i danni e aiutare chi ha bisogno. Non siamo mai da soli, ma siamo sempre in supporto o alle forze dell'ordine o ai vigili del fuoco. È tutto allagato. Ci sono le nostre ambulanze che stanno prendendo i pazienti che gli consigliano i vigili del fuoco, comunque i gommoni, anche i soccorsi nostri col gommone, e ci consegnano i pazienti che recuperano le abitazioni e portiamo nei centri di accoglienza. Adesso siamo in una zona dove comunque ci sono dei capannoni, una zona industriale, è tutto allagato e sono tante anche difficoltà nel fare i soccorsi. Le persone sono un po' rassegnate, ma nonostante questo, secondo me cercano di mettercela tutto per uscire da una situazione che sarà comunque risolta non in breve tempo.